Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di cultura giapponese, o per meglio dire questo sarà un esperimento sociale, perché porterò non una ma ben due gnocche di bambù giapponesi a scoprire l'Italia. Tuttavia non le porterò magari nelle zone più conosciute, in realtà le ho portate anche a Firenze, a Venezia e a Roma, a Napoli, però in questo video mi sono principalmente concentrato nel farvi vedere le zone magari un pochino più strane, in cui magari non ci sono molti turisti giapponesi e che sono sconosciuti alla maggior parte delle persone giapponesi che vengono a visitare il nostro paese. Le ho portate a vedere i mercatini di Verona, dove hanno mangiato la pizza italiana in Italia per la prima volta, quindi vedrete la loro reazione. Poi siamo andati a Trento, nel Castello del Buon Consiglio, poi abbiamo mangiato un sacco di cose buone e infine siamo andati anche a Bolzano. Sembra una cosa incredibile, ma la mummia di Ozi è davvero conosciuta in Giappone, quindi complimenti a chi ha fatto il PR per questa mummia, perché davvero molti giapponesi la conoscono e molti giapponesi, tra cui anche a caso, quando hanno sentito che io vivevo vicino a Trento, comunque in zona quasi di Bolzano, volevano appunto vedere questa mummia. Tra l'altro, ragazzi, a fine video ho anche fatto vedere il manga scritto da Mangaka 96 a queste giapponesi, quindi vedrete la loro reazione, e anche il libro di Lilletta con le illustrazioni della mia amica Max Rambaldi. A proposito di Mangaka 96, non so se lo sapete, ma io e Mangaka faremo un tour di 8 giorni, veramente a un prezzo stracciatissimo perché 999 euro per volo e hotel, veramente prima delle Olimpiadi. Non so come siamo riusciti a tenere il costo così basso, ma chi volesse venire in Giappone con me può prenotare qui sotto, vi lascio in descrizione il link, mandate un'email, scrivete Sebakit, che così mi so gestire meglio quando faremo il tour. Lasciate un mi piace e partiamo subito con il video. Ragazzi, sono a Verona! Ragazzi, la prima pizza a Verona, pizza 4 formaggi con Sadakatsu. E amica! Sadakatsu, prima pizza in Italia. Cheese, quanto ne tappuri? Tappuri, tappuri. Dun 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 dun. La prima pizza di Sadakatsu. Vedete, i giapponesi, siccome sanno che nei ristoranti italiani non ti danno la oshibori, se la portano da casa. Questo è il look di oggi, non mi vedete quasi mai con la giacca, quindi per cambiare oggi la versione di Seba Natale. Fanno le foto ai bolognini, fanno le foto ai bolognini, ragazzi. Che meraviglia! Guardate che carino! Che bello il Natale in Italia! Andiamo alla casa di Giulietta adesso, se è ancora aperta. Abbiamo trovato dei giapponesi! Kohe Masami! I mercatini di Verona! Eccoli qui! Adesso faccio assaggiare alle giapponesi il vin brulè. Vediamo se piace o meno. La nostra Sadakatsu prova per la prima volta il vino caldo, il vin brulè. Giusto? Assaggiamo lo strudel, siamo arrivati a Trento. No. Ah, apre qua. Apre qua. Apre qua. Strudel. 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 Portiamo le giapponesi nel mezzo del nulla. Si hanga io sa sole. Mmm,
Queste sono cipolle, ragazzi. Sono le mie amiche giapponesi che pensavano sashimi. Polenta, polenta. Polenta. Abbiamo anche la carne salata e delle scaloppine. Polenta. 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 I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep. Balletica, balletica. 30! Stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one. You'll be sure to know. Do? Ragazzi, se volete vedere la foto, andate su Instagram. Ma chi? Sembra un involtino primavera. Ragazzi, questa è la cosa che più ha attirato i giapponesi. Whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking, when I'm fast asleep. Sayonara bar. Ragazzi, siamo nel castello del buon consiglio. Questo castello ho girato il music video di Akane. Treila. Poi avevo cantato una delle scene. Ragazzi, emergenza ceci. Sono andato da Emergency a comprarmi i ceci. Adesso chiediamo a delle vere giapponesi che cosa pensano del manga che ha scritto il mio amico. Hanno detto che è disegnato benissimo, caro Luca. Irasto do? Stiamo anche leggendo il libro di Lilletta che me l'ha mandato. Primo bacio Perugina. La mia anima senza di te non può stare, fai che con te sia felice. È arrivato anche il carpaccio di carne salata. Questo. Così? Buono? Abbiamo ordinato un altro perché era troppo buono.